Ciao ragazzi, eccoci qui al nuovo video per quanto riguarda i consigliati della decima giornata. Non ci fermiamo mai, è finita ieri la giornata, domani ci saranno due anticipi. Ricordiamo, martedì, ore 18:30, Venezia Salernitana e Spezia Genoa, quindi avremo almeno la fortuna di avere quattro formazioni ufficiali prima della consegna delle formazioni. Ma prima di iniziare questa analisi, diamo inizio alla sigla. Eccoci quindi alla vigilia della decima giornata. Prima di iniziare l'analisi, vi ricordo chiaramente di iscrivervi al nostro canale Tutto Fantacalcio. Cliccate sulla campanellina per essere sempre avvisati dei nostri nuovi video. E se avete dei dubbi su chi schierare, valutazioni, scambi o anche qualsiasi dubbio riguardo alla vostra fantasquadra, potete scriverci come sempre qua sotto nei commenti e sarà ovviamente nostro onere scrivervi nel più breve tempo possibile e consigliarvi il consiglio migliore, mettiamola così. Prima di iniziare l'analisi, vi dico chi sono gli squalificati per questa decima giornata. Soriano e Soumahoro saranno squalificati nel Bologna, mentre l'altro squalificato è Berezinski della Sampdoria. Iniziamo quindi con l'analisi della decima giornata con il portiere. Il primo nome consigliato è Szczęsny, dovrebbe partire lui titolare nella sfida in casa contro il Sassuolo. In ogni caso, schieratelo con adeguata copertura, magari avete Perin che potrebbe anche giocare al suo posto. Altro nome consigliato per questa giornata è Ospina, anche in questo caso copritevi con Meret. Ospina dovrebbe comunque giocare contro il Bologna nella sfida di giovedì. Pensate che ha subito appena due reti e ben 5 clean sheet stagionali. Come scommessa indichiamo il nuovo portiere del Venezia, Romero. Sta facendo bene da quando è arrivato nel nostro campionato. In casa contro la Salernitana, una Salernitana che in trasferta ha segnato appena tre reti, può essere una bella scommessa low cost di giornata. Sconsigliato invece Odero, anche nell'ultima giornata contro lo Spezia non è riuscito a tenere la propria porta in battuta. Nella sfida in casa contro l'Atalanta direi di valutare le alternative che avete in porta. Per quanto riguarda la difesa, il primo nome consigliato è Rachmani, è diventato ormai titolare nel Napoli, ha spodestato Manolas e lui il compagno di difesa con Koulibaly sta avendo un'ottima media, sta segnando, porta ogni tanto qualche bonus, quindi direi di metterlo senza alcun dubbio tra i vostri titolari. Altro nome consigliato per la difesa è Faraoni, sta trovando di nuovo i bonus con regolarità, due gol e due assist per lui in stagione. Nella sfida di Udine sicuramente può essere schierato, soprattutto se avete il modificatore di difesa. Come scommessa per questa giornata in difesa indichiamo Biraghi. Non si sa mai che ci sia un rigore a favore della Fiorentina e non è detto che possa batterlo Vlahovic. È lui il vice rigorista, in ogni caso per non rischiare schieratelo anche nella difficile trasferta contro la Lazio. Sconsigliato invece Rodriguez del Torino, non è detto che possa giocare titolare, ma sicuramente la sua media è al di sotto della sufficienza, quindi valutate le alternative che avete in difesa. Per quanto riguarda il centrocampo, il primo nome consigliato è Fabian Ruiz, per lui due gol e un assist in stagione. Sicuramente il miglior Fabian Ruiz degli ultimi due anni in casa contro il Bologna si schiera senza alcun dubbio. Altro nome consigliato a centrocampo è Nicolò Barella, per lui un gol e 5 assist. L'Inter ha bisogno delle sue giocate, ha bisogno della sua fisicità a centrocampo, con la speranza chiaramente che non prenda un cartellino. In ogni caso, schieratelo tra i vostri quattro centrocampisti. Come scommessa di giornata indichiamo Rovella del Genoa, impegnato nel derby contro lo Spezia, è sempre uno dei migliori dei grifoni in questa giornata. Se non avete centrocampisti top, potete trovare lo spazio come quarto slot del vostro centrocampo. Sconsigliato invece Di Tacchio della Salernitana, troppe volte, troppe insufficienze, non è detto nemmeno che parta titolare, quindi valutate le alternative che avete nel vostro centrocampo. Chiudiamo con l'attacco, il primo nome consigliato è Leao, sicuramente un ottimo inizio di stagione, 4 gol e un assist in queste prime giornate, un gol e un assist nelle ultime due giornate, sarà sicuramente titolare, schieratelo senza alcun dubbio nei vostri 11. Altro nome consigliato per questa giornata è Dzeko, ha già eguagliato i gol che fece lo scorso anno nella Roma, 7 gol e un assist, ancora lui titolare, piuttosto riposa Lautaro, quindi comunque schieratelo in ogni caso con adeguata copertura in attacco. Per quanto riguarda la scommessa di giornata mettiamo Beto, 3 gol consecutivi in casa contro il Verona, una squadra che comunque qualche gol lo subisce. Se non avete top di reparto, potete schierarlo come terzo slot del vostro attacco. Sconsigliato invece Giasi dello Spezia, aveva iniziato bene il suo campionato, nelle ultime giornate
è calato sensibilmente il suo rendimento, così come lo Spezia, e nell'ultima giornata ha portato anche un'autorete. Quindi direi di valutare le alternative che avete in attacco. Ecco quindi, ragazzi, una breve analisi di questa decima giornata. Vi ricordo ancora una volta che martedì ci saranno due anticipi alle 18.30, Venezia-Salernitana e Spezia-Genoa. Ricordatevi di schierare la formazione entro e non oltre martedì alle 18.30. Per ogni dubbio scriveteci qua sotto nei commenti, noi siamo a disposizione. E se vi è piaciuto questo video vi invito a cliccare sul like e a sostenere il nostro canale cliccando su segui e cliccando sulla campanellina per essere sempre informati riguardo ai nostri nuovi video. Un grosso saluto da parte mia, Luca Di Leonardo, e dallo staff di tuttofantacalcio.it è tutto. Appuntamento al prossimo video e buon fantacalcio a tutti.